come un cantautore e qua come un amico. Perciò stasera pensa di stare qua tra noi e noi cerchiamo però, anche se siamo in pochi, perché tu sei abituato con tanta gente, ma perché non importa, noi siamo pochi e buoni. No, veramente, mi aspettavo di me. Grazie, tanta gente, sono molto contento. Grazie Carlo, grazie che sei qua. Però adesso vi presento anche, noi ci abbiamo l'onore stasera di avere il professore Vincenzo Esposito dell'Università di Salerno, che lui insegna antropologia. Giusy, vorrei che tu vieni qua, se non andata. Vieni un momento qua, tu sei il nostro braccio, che tanto io non riesco mai a parlare, sei con la mia nipote che mi aiuta. Giusy, ovviamente anche del professore è una coincidenza, si trova qui e io sono felicissimo che lo conosco e quindi veramente mi ha fatto piacere questa sorpresa. Poi magari sono anche qualche altra sorpresa. Decide di incontrare una dimensione un po' più popolare, innanzitutto per noi è un onore anche in questo caso, quindi è un doppio onore che abbiamo, io farei un applauso al professore. Dopo gli facciamo spiegare di preciso che cosa fa, però io direi che a prescindere da quello che faccio, noi prendiamo già un appuntamento per la prossima volta, perché ora abbiamo cominciato a conoscerci. E allora noi già lo captiamo per un incontro che andremo a fissare magari da qui alla primavera. Benvenuti a Fritto, siamo contenti di avervi qui. Sono certa che l'accoglienza è stata talmente calorosa che non si può non tornare la prossima volta. Grazie di tutto. Professore, però vorrei che mi raggiungesse un attimo qui. E ci dicesse un po' il suo campo di indagine. Buonasera. Non pensavo di essere trattato come una rockstar o come un artista, diciamo. Insomma, la mia notorietà si estende poco al di là delle aule di Fusciano, anche perché in questo periodo, in questi tempi di narcisismo esasperato, il mio narcisismo è pari a zero, devo dire la verità. Usando che mi conosco, appunto fra amici e non sul palcoscenico, altrimenti